Allora, con questa musica vi voglio introdurre nella mia nuova esperienza di cercare, intanto ringrazio la signora Ivana, nostra cliente dello Starflex Gulliver, per avermi concesso l'intervista e l'autorizzazione a pubblicarla, perché come sapete tutti c'è crisi di vendita di biglietti per i film culturali, ma in genere per il sopravvivenza dei cinema, e tutto ciò mi piacerebbe che queste in prima intervista la vedessero anche le associazioni di categoria e gli esercenti che mi conoscono. Perché? Perché voglio cercare di dare voce anche al pubblico, sapendo che è molto fondamentale nel lavoro che faccio, perché io lo faccio con passione e sono amante di cinema, quindi spero che vi piacerà e vi lascio la visione dell'intervista. Siamo qui oggi per fare un'intervista a una cliente del cinema dove io lavoro, e praticamente la prima cosa che chiedo è la cosa che ti interessa e che ti porta più nelle sale, qual è? Io sono una appassionata di cinema da sempre e per me il cinema è la migliore forma di spettacolo. Nel senso che è molto immediato, è molto coinvolgente. Per me il cinema è anche relax, oltre a essere cultura, chiaramente rispetto ai film di azione o di qualsiasi altro genere, preferisco quelli che esprimono valori o che comunque sono degli spaccati di analisi sulla società. Lo sai che nel mondo dell'esercizio cinematografico ci sono le associazioni di categoria che valutano gli andamenti, le cose, come vanno, come non vanno. In quest'ultimo periodo il dato principale preoccupante è il calo sempre maggiore di vendita di biglietti. Le associazioni di categoria hanno detto che soprattutto i giovani, perché i giovani mancano molto della formazione, della cultura e del cinema in questo periodo. Che cosa ne pensi? Quale messaggio vuoi mandare alle associazioni di categoria? Io sono una nonna e sono una mamma, e secondo me la cosa che più funziona con i giovani è partire proprio dalle loro esigenze. Non è un caso che ai giovani piacciono dei film proprio sulla società, sul loro rapporto familiare. Quindi partire anche dalle esigenze, cioè per esempio delle mie insegnanti, una mia amica insegnante d'inglese ha insegnato dell'ottimo inglese attraverso le canzoni dei Beatles. Quindi partendo proprio dai loro problemi, che purtroppo sono tanti in questo periodo, perché è un periodo di grande incertezza, specialmente rispetto ai giovani, che si vedono sempre di più sfuggire, vivono in modo estremamente precario tutti quanti. Quindi partendo proprio da queste realtà di difficoltà, secondo me funzionerebbero, andrebbero bene quel tipo di film, di spettacoli, che partono proprio dalla realtà, dai bisogni, dai problemi. E non a caso, per esempio, anche partendo dai film, i ragazzi amano molto questi film sui videogiochi. Ma chi l'ha detto che i videogiochi devono essere soltanto violenza o devono essere soltanto azione sfrenata? Possono essere anche perché attraverso il gioco, attraverso l'immagine si possono trasmettere tantissime cose. Possono essere anche dei giochi
appunto sulla sulle difficoltà, sulla possibilità invece di migliorare la società.